bentornati, ciao Fabio. Ciao Umberto. Questo è l'appuntamento che in assoluto tutti aspettavano. Sì, no, format... scusa, non c'è prima la sigla della Mondovisione? Quella... Non c'è la sigla della Mondovisione, okay. Non ci hanno nemmeno preparato la sigla come per Giordano, infatti poi il nostro agente si farà sentire. Partiamo già da una situazione di handicap. Partiamo da una situazione di recuperare di handicap subito. Bravo, però recupereremo. Allora, un po' come fa Giordana, insomma, che introduce il suo argomento in maniera seria, un argomento profondo, anche noi abbiamo un nostro argomento che vorremmo discutere tra di noi e poi ovviamente con il pubblico. Assolutamente. Qual è sì. L'argomento, Fabio? Allora, l'argomento è la figa. Bravo. Lo dico così brutalmente perché è un argomento importante che non ha bisogno di tanti giri di parole, tu sei d'accordo con me? Assolutamente sì, ma in particolare noi vorremmo trattare l'argomento in relazione al gaming, perché c'è questo luogo comune che non ci piace, che ci fa schifo, che i giocatori hanno poche donne, hanno poca figa. Esattamente, quindi dato che prima Giordana ha analizzato il ruolo della donna all'interno del mondo di videoludico da un punto di vista molto professionale, come è tipico di Giordana, noi lo vogliamo fare all'opposto, quindi farlo male, nella maniera più bassa possibile, possibilmente anche con delle volgarità che cercheremo di limitare, ma io per me purtroppo non metto la mano sul fuoco, comunque vabbè. E un'altra cosa volevo dire, Umbo, che con questo spettacolo noi puntiamo basso, però puntiamo a riportare in vita il genere del varietà, perché abbiamo tutti i crismi del varietà, quindi c'è il talk, c'è il grande talk, il grande dibattito che stiamo facendo adesso, ci sarà il cabaret e poi ci sarà lo spettacolo finale, quindi ci mancherebbe solo il balletto, per quello magari Pierpaolo può improvvisare qualcosa eventualmente, perché sappiamo che è un grande ballerino. Insomma, comunque, per introdurre un po' questo argomento del gamer e la figa, io volevo un pochino chiederti da dove nasce secondo te questa apparente dicotomia tra il giocare e il fatto di essere repellenti per le ragazze. Guarda, ti ringrazio per la domanda, una domanda Prego, veramente Fabio. Molto interessante. Secondo me nasce dal fatto che comunque all'alba della notte dei tempi, quindi all'alba della notte dei tempi, renditi conto, quindi milioni di anni fa, il gamer comunque aveva quella sua immagine molto negativa, pallido, smunto, sempre un andirivieni tra il salotto e il bagno, il PC, ma forse non esisteva ancora il PC, non c'era ancora internet all'epoca, avevano magari delle riviste patinate, con le pagine anche un po' strappate. Magari giocando in una stanza sporca, piena di unto. Quindi tu, Umbo, mettendoti nei panni di una giovane donna, usciresti con una persona del genere? No, in effetti è un'immagine abbastanza repellente. Esattamente. Però i tempi sono cambiati. Bravissimo. È cambiata, insomma, anche la prospettiva dei giocatori. Assolutamente sì. Come dimostrano anche tutti i bei ragazzi che sono qui davanti a noi, tutti quelli che ci seguono da casa. Sì, che sono tutti belli. Che sono incredibile, tutti, sono esatto, tutti belli. Sono tutti belli. Quindi, insomma, oggi il videogioco non è più quella forma di intrattenimento per sfigati che... insomma, non esatto. possono mai sperare di uscire con una donna. Bravissimo. O di sfigate che non possono mai sperare di uscire con un uomo, perché ovviamente non lo stiamo facendo dal nostro punto di vista, ma poi però esatto, noi usiamo il termine figa in generale, il rapporto con l'altro sesso. Esatto, però era molto meno impattante, quindi sembrava quasi una roba seria. Sì, poi il pubblico qua è, insomma, principalmente maschile. È sempre di bei ragazzi, però sottolineiamo perché è importante. Però visto che tu hai detto bei ragazzi, sei insomma il maestro dei bei ragazzi, il più bel ragazzo di multiplayer.it, come sei stato anche recentemente sì. eletto. Sì, e visto che comunque stiamo parlando di questo rapporto tra i giocatori e la figa, detto molto sì. volgarmente, volevo chiederti, tu che sei maestro in entrambi i settori, in entrambi i campi, quali sono secondo te, diciamo così, gli aspetti che il giocatore può veramente, su cui può lavorare per avere successo non soltanto nel gioco ma anche nella sua vita sentimentale e possibilmente erotica? Ma allora, guarda, ti ringrazio ancora per la bellissima domanda. Secondo me è tutta una questione di equilibrio, di grandi equilibri, quindi ci vuole un momento della propria giornata dedicato al gaming, anche quello estremo, magari con giochi anche settoriali o comunque considerati una volta da, tra mille virgolette, sfigati, va benissimo, però questo può darti anche una leva nel rapporto con le giovani donne, perché tu magari una volta, sempre parlando dell'alba dei tempi, uscivi con la giovane donna, cosa dicevi? Ho visto questo film, ho letto questo libro, adesso puoi anche buttarla lì. Ho giocato questo videogioco. Certamente. Ho giocato questo videogioco, ah, è quello famoso, mi ricordo, dire alla giovane donna, mi ricordo di questo videogioco perché ho visto su multiplayer.it un ragazzo bellissimo che ne parlava ed era Umberto Mojoli. No, non penso, sì, parlasse di te.
Comunque a questo punto sarà chiaro ormai che questo è solo un pretesto. È solo un pretesto. Perché non abbiamo assolutamente niente da dire in realtà come nella vita vera. No. Perché noi abbiamo rapinato un format americano molto divertente. Perché ricordiamo che i geni rubano. I geni rubano. È sempre, questo è costante. Quindi noi faremo quello che fanno, com'è che si chiama il canale Hot YouTube? Hot Paper Gaming. Hot Paper Gaming, loro assumono del peperoncino e poi cercano di recensire un gioco. Esatto. A noi qui è stato detto che non potevamo parlare troppo di videogiochi, troppo nello specifico, quindi non possiamo replicare la formula, quindi adesso faremo però la stessa cosa, cioè proveremo a continuare a dire le nostre minchiate dopo aver mangiato il peperoncino. Ok. Lo step successivo fondamentale è interrogare il pubblico, sempre su questo argomento di interesse all'ONU in questo momento stanno parlando di questa cosa, l'Assemblea Generale. Il palazzo di vetro, sì. Esatto. Chiedendo anche a loro ovviamente di fare la stessa cosa. Quindi non so se tu sei pronto, io ne ho già provato uno a casa. Io sono pronto, se tu sei pronto io sono pronto. Tra l'altro... So che tu sei il più grande mangiatore di peperoncino del mondo, quindi farò una brutta figura rispetto a te. Sì, però sì, è vero, è vero. Tutto intero così, via, improvvisamente. Vai. Allora, a me si è improvvisamente annullato il palato. Quindi, insomma, dicevi che secondo te, comunque per il giocatore, sì, oggi come oggi ci sono tutte le... tutte le condizioni per... Aspetta che mi è venuto anche il singhiozzo. Anche a me. Insomma, ci sono tutte le condizioni per avere una vita sentimentale di assoluto prestigio. Assolutamente. E livello. Assolutamente. Ho preso uno che avrà avuto dentro 736.000. È una cosa terrificante. Era il famoso peperoncino a 18.000 gradi, ti ringrazio. Quindi non so se vuoi ancora argomentare sulla tua cosa mentre io vado a vomitare. Assolutamente sì, non ho alcun problema... in queste condizioni. Adesso Umbo, tu mi vedrai con le lacrime agli occhi. Perché mi stai vedendo? Sì, perché sono emozionato per vederti, assolutamente non per l'effetto piccante del peperoncino. Comunque la domanda che tu mi hai fatto come al solito è molto interessante e ti ringrazio, perché non è facile fare delle domande così piccanti su un argomento comunque di costume, ma non così facile da trattare. Però la sintesi, secondo me, caro Umberto... Prima è... di chiedere a chi ci vede di fare la stessa cosa... Esatto. Ma sto malissimo, devo bere perché... Sto malissimo. E infatti concluderò subito lasciandoti il tempo tecnico per bere, perché non sembra, ma questa è una cosa tutta... C'è un copione dietro scritto a quattro... Sono mesi che prepariamo questa cosa. Esattamente. Quindi in conclusione io ti darei un po' che non so risponderti perché sto veramente male, devo bere un po' d'acqua. Ok, quindi... ottimo. Quindi direi che possiamo iniziare a interagire con il nostro ottimo pubblico. Chi vuole interagire adesso, Pierpaolo, alzi la mano, chi vuole, lo chiameremo qua sul palco per fare la stessa cosa. Lui sicuramente. Lui era convintissimo da prima proprio, sperava. Come ti chiami? Antonello. Lo porto su? Assolutamente sì. Vai. Poi, secondo me, potremmo avere da quelle parti un'altra cavia. Ok. Ci vado dopo. Se vuoi introdurla, io sto malissimo. Già si è introdotta da sola, guarda, è già arrivata. Antonello, mettiti qua in piedi, di fianco a Fabio. Aspetta, mettiti in mezzo. Introduciti, visto che Pierpaolo non ha fatto il suo lavoro adeguatamente. Non ho fatto tempo a bloccarla. Sorry. Ciao a tutti, sono Sara Kakuro Lili. Ciao a tutti, mi chiamo Antonello di nuovo. Questa cosa funzionerebbe meglio con un paio di persone in più, quindi... Chi vuole soffrire? Chi è appassionato di sofferenza? Dai ragazzi, un paio di persone che salgano sul palco. Dai. Dai, eccolo. Arrivo. Eccolo lì. Allora, abbiamo dimenticato di dire che ci sono dei ricchissimi premi in palio. Esatto. Alla fine ci saranno dei ricchi premi. Allora, ti chiami? Gelindo. Ma è un nome vero? Gelindo? Questo è il nome della vita proprio, vai. Tieni Gelindo. Gelindo. Magari mettiti di fianco a Fabio, non so se poi diventa troppo larga l'inquadratura. Mettiti pure qua in mezzo. Dai, ancora un altro. Dai, ancora uno. Una quarta persona, dai, che salga su a chiacchierare con loro. Giacomo. Sei sicuro? Ok, grandissimo. Nome? Lorenzo. Arriva Lorenzo, sta mollando lo zaino, che verrà prontamente rubato da qualcuno. Peccato che Lorenzo su. Dopo Gelindo non faccia lo stesso effetto. Però. Esatto, potevi chiamarti, non lo so, Asdrubale. Allora, abbiamo questi quattro prodi, a cui adesso consegnerò quattro peperoncini. Ma devo tenere il gelato. Oh, no, ora poi lo reggo io. Ti chiedo di reggerlo un secondo, tieni. Però potrei dire mentendo che dopo è una sensazione piacevole, ma non lo è. Non lo è, è sempre sgradevole, lo sarà per... Tieni.
Mamma mia, io non mi riprenderò mai più da questa cosa. Naturalmente, scusami, vi interrompo un secondo, facciamo un'informazione importante, non ci assumiamo alcuna responsabilità per il risultato delle persone che sono sul palco, questo è fondamentale. Assolutamente no. Adesso potete mangiarlo, ovviamente tutto intero, e poi vi faremo una domanda a testa su questo argomento e voi dovrete cercare di rispondere. Molto semplice, è tutta una scusa per farvi mangiare sta roba qua. Quindi potete mangiarlo. Non è il peperoncino con la droga che danno quelli maniaci sessuali? Com'è? Volete? Datemi pure... Allora, vedo però che l'hanno addentato con gusto, con piacere. Allora. Allora, in quanto unica donna presente sul palco, sei un pochino tagliata fuori, diciamo, dall'argomento, ma volevo sapere, io tanto sento ancora... Com'è, piccante, immagino? No, vero, è normale. Insomma, com'è la tua idea da donna rispetto all'argomento, insomma, di cui stiamo parlando? Come la vedi? Cioè, trovi affascinante il fatto che uno sia un giocatore oppure, a prescindere, è un molto mostro da non... Dai, però, non farci fare brutta figura, per favore. No, non potrei mai uscire con un ragazzo che non stia al computer o addirittura giochi a qualcosa, perché non avremmo niente in comune. Ah, quindi assolutamente uno deve essere un giocatore. Assolutamente sì. Allora, quindi questo è un grande segnale di speranza che lanciamo a tutti i giocatori uniti nel mondo. E invece non so, se vuoi chiedere qualcosa... Lorenzo, giusto? Lorenzo, dai. Lorenzo si sta sentendo veramente male. Io penso che... Non so se riuscirà a visitare Lorenzo, Luca. Sei un gran domani. Giocatore. Intanto ti cola tutto. Sei un giocatore di livello. Intanto piange, cola... Una cosa incredibile. Abbastanza. Ok, un giocatore di abbastanza livello. Quindi... Scusami Umberto, come ti poni nei confronti di questo argomento? Secondo te essere un videogamer oggi ci limita nei rapporti col gentil sesso? Non mi sembra. Non ti sembra? Però hai un rapporto, insomma, proficuo e vantaggioso in quanto videogiocatore. Hai un pezzo di peperoncino che ti sta uscendo di bocca, quindi butta tutto dentro. Pierpaolo, se vuoi contattare la guardia medica qua, mi sa che... Abbiamo un problema. No, è il momento buono. Potete dargli dell'acqua a un certo punto. No, perché noi vorremmo che almeno un paio di voi resistessero fino alla fine, perché i due di voi che resisteranno fino alla fine potranno sfidarsi su una novità assoluta che abbiamo qui in anteprima, Street Fighter 4. Su Xbox 360. Su Xbox 360, quindi probabilmente non l'avete mai visto, e vincere un premio finale. Comunque dicevi, insomma, la tua vita sentimentale e sessuale è una bomba, nonostante tu sia abbastanza un gay. Lasciamo il numero, in sovraimpressione possiamo mettere il numero di Lorenzo, così chi vuole, qualche donna che vuole approfittare. Confermi? Confermo. Okay, intanto che Lorenzo, lui è salito spontaneamente, perché non abbiamo contattato nessuno. Non l'abbiamo mai conosciuto loro. Prima, non l'abbiamo nessuno mai conosciuto. Antonello? No, io sto abbastanza bene perché l'ho ingoiato senza tieni, masticare. Antonello, tieni il microfono più vicino. Ecco. Hai capito? Non ho capito. Ho ingoiato il peperoncino senza masticarlo. Adesso te ne do un altro. No, bravissimo. Poi scoppio. E ma... quindi, insomma, per rispondere alla domanda? No, assolutamente, non è un, come posso dire, non è una un cosa limite. Negativa, assolutamente, no. Anzi, quasi un vantaggio. Io comunque... Quasi un vantaggio. Scusami Umberto, pur premiando l'onestà intellettuale di Antonello, possiamo definirlo squalificato. Perché... Squalificato? Squalificato assolutamente. Tu saresti disposto a giocare? No, dopo saresti disposto a giocare? Ok. Tu hai detto che giochi ad Hearthstone, eh? Quindi Antonello, dammi il microfono e vattene via, perché è stato squalificato. No, vergognati. Pierpaolo, porta fuori Antonello subito, per favore. Chiama la polizia, i carabinieri, li ho visti che erano qua. Facciamo un processo per direttissima. Via. Ecco. Dagli due ceffoni anche se posso. Devo trovare un sostituto. Una vergogna assoluta. O non trovo un sostituto. No. Ma se ci fosse qualcun altro che vuole umiliarsi. C'è un po'... qualcuno che si vuole umiliare pubblicamente qui sopra con il palco, sul palco con loro? Ribadiamo che ci sono dei grandi premi. Ci sono dei grandissimi premi. Qua abbiamo delle borse, Umberto. Allora, sono tipo 5 borse. In 4 borse ci sono dei gadget. Un lingotto d'oro. Un lingotto d'oro, bravissimo. Di puro oro. Eccolo. Aspetta. Prima dici il nome. Cristian. Vai, Cristian arriva sul palco. Hai sentito, appena parli di soldi. D'altra parte qua soldi e figa, ragazzi, siamo al top. Possiamo dirlo che non c'è veramente un lingotto d'oro, però. Adesso possiamo dirlo. Guarda, che se lo ingoi, ci incazziamo e fai la fine. Ne vuoi un altro? Ah. Fai la fine di Antonello, eh. Tra l'altro Antonello, ti prego, domani alla stessa ora, perché sennò non sale nessuno, quindi ci servi tutti i giorni per forza. Qualcuno, Fabio, controlla che mastichi. Controllo attentamente. Intanto
mentre lui prova a riprendersi, spiegaci un po' invece la tua sull'argomento. Okay. Vabbè, secondo me l'essere un gamer non limita per niente il contatto sociale, okay, bensì bisogna saper distinguere sia uno che l'altro. Okay. Bisogna impegnarsi sia nel videogioco che nella vita sociale. Bravissimo. È l'equilibrio di cui parlavo. Sta morendo Cristian immediatamente proprio. Ha una soglia di resistenza bassissima. Se... È la prima volta che mangia il peperoncino. No, però invece è il numero uno. Ha avuto quel secondo di... Cioè lui si sfoga tutto subito. Ma scusami, sfoghi così anche le emozioni a livello erotico? Cioè ti sfoghi, sì, subito? Tutto in una botta. Tutto in una botta. Quei tre secondi di gloria. Però... 3 secondi di grande intensità. 3 secondi di grande intensità. Dici la tua su questo grande argomento. Niente. Solo io sento. Ah, ok. Siamo, ecco, eravamo entrati un attimo nel Duomo di Milano. No, che ormai non è più un luogo comune come prima, che il game è brutto. Vicino un po' al microfono. Che il gamer è brutto, brufoloso, chiuso, okay, in camera. Ma la grande domanda è, tu hai un incontro. Ma cioè, sta già perfettamente bene, è incredibile, proprio. L'uomo con la più alta resistenza al peperoncino, no, del mondo. Lo stomaco sta morendo. Tu esci con una giovane donna a cena, sì? A cena a lume di candela. Sì. Lei ti dice la mia più grande passione è il ricamo, ok? Sì. Facciamo finta. Una donna che ricama oggigiorno è un po'... Beh, è il classico, sì. È o a casa a cucinare o a casa a ricamare per forza. Tu in quel momento lì devi, sì, dirle una cosa a cuore aperto, le confessi, sì, che sei un videogiocatore oppure la tieni come una cosa da dire in seguito? Hai paura che dicendolo lei abbia una brutta visione di te in quanto persona? No. Non te ne vergogni? No. Ok, perfetto. Tra l'altro Fabio ti devo interrompere perché mi hanno appena detto una cosa per cui, sì, dovremmo squalificare altri due concorrenti. Addirittura. È una cosa incresciosa. Sì. Che nessuno si poteva aspettare. Sì. Ma essendo questo anche un contest ovviamente non ci possono essere rapporti di parentela tra i concorrenti, sì. Invece due concorrenti sono fidanzati tra i quattro che abbiamo qua. Addirittura. È appena stato detto, quindi stiamo, non diciamo chi, possiamo violare la privacy, ecco. Non sono loro due, no. Okay. L'ultimo arrivato, nonché immune al peperoncino, e la gentilissima ragazza che si è prestata la cosa, sono fidanzati. E allora squalifica immediata. Squalifica immediata. Sentiamo già dal pubblico che c'è un vociare incredibile. Esatto, tra l'altro c'è l'angolo dei PR che è molto partecipativo. Però bene, manca qualcuno all'appello, non diciamo chi. Manca qualcuno all'appello che domani... A domani proposito dell'argomento, infatti ero molto informato perché... Sei venuto qua a vantarti. Esatto. Potevi mettere anche il gomito sul bancone mentre ordinavi da bere al bar. Va bene, siete squalificati, direi di passare al grande gaming. Sono squalificati con disonore, grazie. Con disonore. Invece ai nostri due gentilissimi e resistentissimi ospiti, che tra l'altro... Non lo vuoi? No. Un uomo che ormai è passato a livello proprio superiore. Ah. A questo punto si sono auto-eliminati, avete già i due prescelti? Sì, abbiamo i due prescelti, due giocatori di... Dov'è il gelato, Fabio? Ce l'ho io. Io... Siete giocatori di Street Fighter? Aspetta, dai il gelato. Scusami. Purtroppo no, perché non ho mai avuto la passione e non benissimo, ho mai... Benissimo, allora sei il giocatore ideale per questa rubrica. Tu sai giocare a Street Fighter? Io non c'ho nemmeno l'Xbox, PlayStation, nulla, quindi... Beh, prima hai detto che sei abbastanza un giocatore su cosa su giochi. Su PC. Ah, è amico tuo allora, ecco. Qua c'è l'angolo... So per chi ti pare. Allora, scusami Umberto, noi avevamo detto che sarebbe stato il grande rilancio del varietà. C'è anche un grande omaggio a Raffaella Carrà con questa sorpresona che ti è arrivata sul finale. Ah sì, c'è la carrambata. Non c'è una base strappalacrime dove potete abbracciarvi, già state piangendo di vostro, quindi non serve. Aspetta che... Non so se si può passare sullo schermo l'Xbox, perché stiamo per giocare, si può? Sì. Ok, a posto. Ah, perché abbiamo già il match in corso, okay, praticamente, Questo ovviamente è il brutto della diretta, perché noi ci concentriamo su quello. Il bello non ci interessa in nessun ambito. Ah, ecco. Allora, la grande sfida per voi sarà vincere mentre noi vi rompiamo le scatole. Allora, vediamo che state giocando chiaramente malissimo. Si vede proprio che non avete mai giocato. Ah, ma invece chi è Ken dei due? Stai premendo totalmente a caso? Sì, assolutamente. Ma fai così anche quando ti insultano per strada. Tu cominci a mulinare le braccia a caso proprio come sta facendo ora.
Però ecco, alla fine guarda che non è un brutto spettacolo, nonostante siano due concorrenti estremamente scarsi. È un po' come vedere un combattimento di galline, una roba del genere. È tipo il combattimento dei galli. Esatto. E noi speriamo che, proprio come nel combattimento dei galli, uno stacchi la testa all'altro. Attenzione, chi ha vinto? Ha vinto Rio. Ha vinto Rio, che è partito malissimo. Ha vinto Ken. Hai fatto abbastanza cagare, ne sei consapevole. Ho fatto schifo. Però ora poi riparti. Adesso mi aspetto grande spettacolo. Ricordatevi che c'è il lingotto d'oro in palio. Il lingotto d'oro fatto tra l'altro di gettoni d'oro. Quindi è un lingotto fatto di gettoni d'oro. E abbiamo incollati prima io e Fabio uno ad uno. Esattamente. Allora, vediamo che c'è Kevin in leggero vantaggio. Come... Sì, però dovresti giocare, non fare finta. Ryu, sei una cosa drammatica. Devi dire qualcosa però. No. Ma c'è ancora l'effetto del peperoncino o giochi male così di tuo di solito? Io non so tra l'altro che ora si sia fatta. Ah, non lo vedo dal tuo orologio. Vabbè, non so, vogliamo fare una rivincita? Perché io e Fabio abbiamo concluso le nostre idee in questo momento. Esattamente. Purtroppo è un po' prima di quanto previsto, quindi direi che la rivincita si può fare. Vogliamo fare un po'. Però poi ho paura che li mandiamo veramente all'ospedale. Vogliamo fare la rivincita, però prima devono mangiare un altro peperoncino. Sarebbe il massimo. Potremmo chiedere a chi è presente se vuole vederli mangiare un altro peperoncino. Volete vederli mangiare un altro peperoncino? Sì, allora, o no? Un applauso se volete vedere che mangiano un altro peperoncino. Direi che è proprio plebiscito. Io comincio a chiedere possibilmente se c'è un medico nel pubblico per sicurezza comunque. Esattamente, però... Quelle solite cose, c'è un pilota, c'è un medico... Anche se, c'è... scusatemi, con un grande gesto di professionalità... Aspetta, mi riaggancio all'argomento principe, Umberto. Tu mi insegni che il peperoncino è un grande afrodisiaco. Grandissimo afrodisiaco. Quindi scesi da questo palco, figa, proprio a palate. A palate. La dovrai smanacciare come hai fatto adesso nel gioco. Quindi fai un bel calcio volante, rotante. Va bene, quindi adesso potete mangiarlo, poi darmi... Non chiamiamo un dottore. Non è un problema. Tra l'altro, tu Fabio, come si chiama il pezzettino verde? Tu che sei un esperto di piante. Guarda, non lo saprei, potrebbe essere il picciolo. È il picciolo? Potrebbe essere il picciolo. Potrebbe essere il picciolo. Io ho paura che, com'è lui, Lorenzo? Non lo regge, secondo me Lorenzo il secondo non lo regge. Allora, attenzione, vediamo se va Lorenzo. Però guarda come sono incattiviti, giocano molto meglio col peperoncino. Ti fa ancora a capire i tasti. Guarda che movimento rapido. Ma lui preme tutto a caso. Peccato non avere la telecamera perché... È come se avesse il Parkinson, è tutto un gran premere a caso. È come nei film quando velocizzano il tempo. Esatto. No? Tra l'altro, attenzione, forza Ryu, guarda che peperoncino, eccolo! Ma grandissimo! Sei diventato una siega tutto d'un colpo. Secondo peperoncino è... Come va? Attenzione! Che si sta sentendo male, eh? Se devi vomitare ti prego di andare via. No. L'avevi già aperta? No. È questa, scusa. Facciamolo soffrire un po', allontanagliela all'ultimo momento. Però, solo perché non vogliamo squalificarlo, ma questa interruzione non è proprio a regolamento. Non è professionale. A regolamento. Ricordati che... Io devo vivere, tipo. No, devi vivere, però noi dobbiamo fare il nostro spettacolo. Vuoi mettere morire con onore? Abbiamo delle famiglie a casa, infatti. Dobbiamo arrivare alla fine di questa cosa. Scusa, no, meglio 100 giorni da pecora o un giorno da leoni, esatto, morendo qua esatto. Sul palco di multiplayer.it? Pensa a questo adesso. Io l'ho detto che noi l'avevamo perso da subito, si era capito. Ma io ci credo ancora, eh. No, ha vinto il primo, sei chiaramente il favorito adesso. È perché se vince lui bisogna fare la bella, attenzione. Carissimo, prego. Ecco. Devi premere, ecco. Tasto, quella cosa rotonda è un tasto. Forza Ryu. Però questa tecnica paga, del button mashing completamente a caso. Tra l'altro tipiamo tutti per lui. Lui deve iniziare, secondo me, a rendersi conto che in 10 minuti riesce a rendersi antipatico a chiunque è accanto. Perché tipiamo tutti per lui. Però devo dire che è un bello spettacolo e rimango quasi a bocca aperta. Ma sì, perché di solito quando uno preme a caso... Attenzione, finale a cardiopalma. Invece qua c'è il professionismo. Eccolo lì. Bella, eccolo, vabbè. Lì. Eccolo. E quindi c'è la bella. C'è la grande bella. Ma tra l'altro possiamo dire che abbiamo... No, c'è il terzo round ancora, credo. C'è il terzo round. Il terzo round, è vero. Allora, aspettiamo di vedere chi vince. Ecco, subito le mani in faccia perché...
Si vede che ti sei incattivito, il peperoncino non ti fa bene per niente. Tra l'altro secondo me potrebbero fare una bellissima alla fine in cui si menano non in Street Fighter ma qua sul palco. Non è male come idea. E noi facciamo quelli sullo sfondo dietro che fanno i balletti. Esatto. Mi pare che è una partita a senso unico ormai, messo all'angolo, non ce la fa. Però direi che prima di salutare possiamo dire che a sorpresa abbiamo dei premi per entrambi. È vero, a sorpresa abbiamo però, i giotti d'oro per però, entrambi. Però non a sorpresa. Vi siete persi il grande gesto di sportività alla fine, sì. Si sono dati la mano. C'è stato il terzo tempo, è tornato su un pezzettino di Fabio, i premi sono dietro di te. Sì, assolutamente Umbo, allora. Questo dal peso direi che è quello con... Vabbè, qualcuno lo porti via. Aspetta un attimo. Prendi il premio prima di morire così te ne puoi andare con la gloria. Noi avremmo avuto i premi anche per chi abbiamo cacciato via che però se n'è andato. Bravissimi ragazzi, bravissimi, complimenti per la forza fisica. Grazie, ragazzi, e morale. Domani se volete avremo un altro argomento e... E stesso peperoncino. Possiamo rifarlo. Non ecco. Vuoi finire l'acqua visto che sarà l'ultima bottiglietta che verrà in vita tua? Allora. Grazie mille. Come basta? No, come basta peperoncino? Beh, allora ridacci il premio. Va bene, grazie mille. Grazie ragazzi, grazie, siete stati bravissimi. Complimenti, un bel applauso. Guarda che va via barcollando. Va via barcollando, però sa di aver fatto una grande cosa. Ha fatto di aver una grande cosa, verrà ricordato. Un grande servizio per l'umanità. Non l'abbiamo detto, ma faremo installare qui una grande statua di bronzo con tutti quelli che hanno partecipato, quindi verranno ricordati per sempre. È vero, tra l'altro Umberto, ho avuto una bellissima idea adesso, una variante per domani. Sì? Non più peperoncino per via orale, ma ti lascio qua i puntini di sospensione, come la vedi? Potrebbe, è la somministrazione che un po' mi spaventa, perché sai, magari con le... Dobbiamo sdoganare anche certe pratiche che comunque sono legate, tu mi insegni la medicina, la pratica medica, quindi non ci vedo niente di male. Assolutamente sì, insomma, possiamo salutare lasciando un po' il mistero su come verrà assunto domani. Il grande segreto del varietà, lasciare questo alone di mistero per la puntata di domani. Che sarà alla stessa ora, quindi sempre alle 14. Sempre alle 14, l'intrattenimento del dopo pasto per tutta la famiglia, intelligente, garbato. E invece non mi ricordo cosa ci sarà dopo. Adesso ci sarà una grande anteprima, le grandi anteprime di multiplayer. Purtroppo lo dobbiamo subito dire, ci saranno dei personaggi non al nostro livello. Ok. Ci saranno i ragazzi di Melagodo. Ok. Non ci saranno tutti, però insomma, quelli ce ne buoni. Saranno almeno un paio, esatto, ce ne saranno un paio buoni. Giocheranno a Ride, il prossimo titolo corsistico di Milestone, che tra l'altro è un'anteprima, quindi probabilmente anche il pubblico di videogiocatori avrà qualcosa di interessante, sì, da vedere. Insomma, tra un'ora, alle 3 me la godo, esatto, con Ride e con qualcuno di noi che in questo momento non mi ricordo. Ride senza peperoncino, però Ride, ma senza peperoncino. Mi sono ricordato che ci sarà di noi, ci sarà Antonio Iodice, quindi okay, anche la bellezza, ci sarà il gioco, la popolarità e la bellezza. Tutto in uno, un pacchetto unico completo, proprio come un bel panino. Va bene, detto questo, noi siamo convinti di aver dato all'umanità una cosa nuova e preziosa da conservare nei secoli dei secoli. Ci dicevano 200.000 euro per voi sono troppi, non li valete, invece no. Vedete che hanno pagato, io sento il rumore degli introiti pubblicitari che fluiscono nelle casse di multiplayer, quindi è stato un piacere, grazie a tutti, ciao.